Sono le 18. Puntuale, come vi ho promesso, eccomi qui. Non mi aspettavo che fosse già buio e quindi ho dovuto mettere un faro di luce perché ci si possa vedere in questo momento, in questa giornata. E ero andato in diretta ieri, sono andato in diretta ieri, ma avevo ancora voglia di incontrarvi, di parlarvi, di stare qui vicino a tutti quanti voi. Ieri eravate veramente in tanti, allora ho detto, perché non andare di martedì? Proviamo questo orario, proviamo le 18, poi vediamo se tornare eventualmente alle 16. Buongiorno, ciao, vedo già dei volti conosciuti, vedo il volto di Tiziana qui, che mi sta guardando in alto qui sopra, e tanto i vostri occhi che appaiono, ecco, giusti giusti qui. Ciao Tiziana, buongiorno, buona serata. E un abbraccio a tutti quanti voi. Avevo voglia di essere qui e ci sono e questo mi fa un enorme piacere. Mi sono scaldato fino adesso, ho provato pezzi nuovi, canzoni nuove, però prima di tutto vorrei iniziare con alcuni brani che mi avete chiesto proprio ieri. Ne ho una lista qui che mi sono preparato dalle richieste vostre. Ho guardato tutta la diretta di ieri e mi sono prodigato a dire ok, li faccio. E intanto, come di consueto, però inoltriamo, prendiamo il link, ciao Valentina, ciao Antonella, prendiamo il link di questa diretta e se potete inoltratelo, fate un party sulla vostra pagina e inoltratelo anche voi come faccio io adesso, così può arrivare anche agli altri amici che ci vedono e che magari non hanno ancora saputo di questa nuova diretta che c'è in questo momento in Piazza Bassanese. Ciao Elena, buona serata a voi, dice Antonella, che meraviglia che sei, grazie, grazie Giustoni, ma ciao, grazie, un abbraccio fortissimo, grazie. Allora, vediamo qui che intanto adesso provo a condividere questo post, copia, ecco qui, così poi avete anche intanto voglio salutare chi non può vedere adesso in diretta, ma chi vedrà poi in differita, quindi saluto tantissimo Lucia Zanotto, saluto anche Carmen Gelleni e tutte le altre amiche e amici che mi hanno scritto che vedranno questa diretta, però la vedranno in differita. Eccola qui. E intanto la inoltro in diretta ora, ecco qui. Ora in diretta. Ora in diretta. Tutto live, tutto in diretta. Permettete che incolli. Fatelo anche voi, condividete, vediamo se questo orario ad alcuni di voi va meglio come orario, oppure ritorniamo anche alle 4, non c'è nessun problema. L'importante è stare assieme ed è già una grande cosa. Ok, vediamo qua se ho mandato tutti, ecco mi manca questo. E vai, carissimi amici, buongiorno. Gabri della Sardegna, eccomi qui presente. Ciao Luca, sai, ipersensibile, mia canzone preferita, troppo bella. Grazie Gabri, me l'hai chiesta anche ieri, mi ha fatto moltissimo, moltissimo piacere. C'è Lorenzo collegato, insomma, e un po' di gente collegata. Anche Chiara mi sa che si sta collegando in questo momento, forse no, non so se ce la fa. Barbara, buongiorno. Stefano Flore collegato anche lui, Yolanta dalla Polonia. Ciao Yolanta, buongiorno, buongiorno e benvenuti a tutti quanti. Ho conosciuto un uomo con un cappello in testa, ho conosciuto un uomo con un sigaro tra le dita, ho conosciuto un uomo con tanti figli da sfamare, ho conosciuto un uomo che lottava per amore contro l'ignoranza e l'indifferenza, come un Cristo giù dalla croce per dare voce a chi non ha voce. E ho conosciuto un uomo profeta dentro il cuore, e i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via, una chitarra per cantare, oh bella ciao, ciao, ciao. Ho conosciuto un uomo che andava senza fretta tra i vicoli di Genova, Genova Porto, un passo dal mare. Ho conosciuto un uomo che sapeva amare. Ho conosciuto un uomo che lottava per amore
l'uomo che credeva nel Vangelo e nella Costituzione, parlando di uguaglianza e di liberazione. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. Una chitarra per cantare, oh bella ciao e ciao e ciao. Ho conosciuto un uomo sempre con qualcosa a cui pensare, trafficante di sogni, lui che sapeva amare. Ho conosciuto un uomo e quiete di tempesta in mezzo al mare. Ho conosciuto un uomo che lottava per amore, e chitelo alla gente, Don Gallo è il suo nome. Un uomo con un sorriso bianco come un ciglio, che senza dire una parola ti abbracciava come un figlio. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. E i suoi occhi erano il mare di Genova, che s'affaccia da una sagrestia, una chitarra per cantare, oh bella ciao e portami via. Una chitarra per cantare, oh bella ciao e ciao e ciao. Un abbraccio a tutti quanti voi che siete in diretta, arrivano tantissimi messaggi, continuate, continuate a mandare questi messaggi, io voglio leggerne un po'. Allora, voglio leggerne un po', e allora, arrivano anche dall'Ucraina, priviet, mai drusia, carissimi amici dell'Ucraina, metto un bel mi piace, questo non mi permette di tradurlo, e allora ti metto un mi piace. Barbara Zeni, dov'è il cappello nuovo? Il cappello nuovo è qui, depositato qui a lato, oggi sono andato con questo cappello. Che è il cappello storico che ho usato in 120-130 ore di diretta. Ciao Inna, ciao Adeline, saluti, 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 dice Adaline, e poi Tiziana, grazie a te, oggi mi vuole proprio un tuffo in piazza. E Adaline dal Messico, un abbraccio forte, cara, che arrivi fino in Messico, carissima. Antonella Rinaldi, ciao Piazza, manda un sole. Lorenzo Cortopassi, ciao Luca, caro. Gabrioru, eccomi qui presente, ciao Luca, sai, ipersensibili, è la mia canzone preferita, troppo bella. Ho condiviso nel gruppo della piazza, brava, brava Barbara Zen, condividi sul gruppo della piazza. Yolanda, anzi, per chi fosse collegato in questo momento, vi ricordo che è nato un gruppo, si chiama Piazza Bassanese, lo trovate su Facebook, andate e lì sarete avvisati e potete anche pubblicare immagini, ricordi, sensazioni. I carissimi amici di Piazza Bassanese, quando gli è arrivato il CD, hanno pubblicato magliette, CD, insomma, è una bellissima pagina dove possiamo condividere i nostri ricordi, ciò che abbiamo condiviso assieme. Scrivete, scrivete anche in quella pagina, scrivete anche le vostre sensazioni, se ascoltate qualche canzone e vi lascia delle emozioni particolari, scrivetele, riportatele in quella pagina, mi raccomando. È bello fare questa condivisione, serve moltissimo anche a me e anche a Stefano Florio, che è la persona che da oltre 15 anni scrive con me le mie canzoni, che ci sta ascoltando in questo momento e ci manda il suo good. Insomma, bellissimi che siete qui oggi. Chiara, eccoci qui, buonasera. Ecco, Chiara a volte non si collega alle 4, oggi è riuscita alle 6 a collegarsi. E Valentina Guerrieri, ciao Luca, ciao amici, finalmente riesco a tornare in piazza, dice Valentina. Antonella, tornato il suo cappello storico. Rosanna Leonardi, gli anni 70, Dio che ti amo. Me lo segno Rosanna. Rosanna, aspetta che segno. Rosanna, gli anni 70, gli anni 70, eccola qua. E poi Gino l'ascoltatore, ciao Luca, un abbraccio a tutta la Piazza Bassanese, un abbraccio a te Gino, carissimo. E Yolanta dalla Polonia, ciao Piazza Bassanese, buona serata a tutti. Ines, buon pomeriggio, San Leopoldo, ciao, da San Leopoldo, quindi penso che sia la zona del, sbaglio o è Brasile Ines, fammi sapere. Perla Nera, ciao carissimo Luca, Chiara, dopo la lezione eccoci qua, io e Giorgio auguriamo a tutti una carissima piazza. E, belli, io scorro. Buongiorno Luca da Acapulco in Messico, un abbraccio a te. Libia Solis, un abbraccio fortissimo. Poi c'è Marilette, poi c'è Yolanta ancora che scrive, Valentina, Elodie Le Bigre in piazza con noi, anche Elodie, Valentina Guerri, ciao Elo, insomma. E Luca Corsetti, ciao Luca, un abbraccio forte. Angelo, non te lo dico.
Enrica Chicca ti fa i complimenti per la Guernica. Saluti a tutta la piazza. Grazie e un abbraccio forte ad Enrica. La falegname dei fratelli, falegname al Carbonio. Dovevamo passare andando su a Innsbruck. C'era venuta una mezza idea di passare a trovarvi, carissimi amici. Ed è bello rivederci qui. Per la nera, Luca, per favore, puoi salutare Sara Bolis, 4 anni, bimba che ti ama. Sara. Un abbraccio, è lì con te Sara. Io comunque gli mando un bacio, un braccio, perché Sara devi sapere che il braccio è il bacio con l'abbraccio. Ecco, un abbraccio con un bacio è un braccio. Antonella Rinaldi saluta Elodie, insomma, e qui la piazza si sta formando. Donatella dice: Ciao Luca, la tua spillina nel post d'onore, sappi. Donatella, ho visto una foto dove avevi i piedi fasciati con i pollicioni fasciati. Ma cosa è successo? Io ti mando un grandissimo in bocca al lupo per qualsiasi cosa. E mio figlio dice: Per la nera, insomma, ho qua dei messaggi. Maria Stella, insomma, mi vedete bene anche con questa luce, perché appunto ho dovuto mettere un faro che qui dietro è un faro, praticamente un faro da cantiere. E, insomma, grande richiesta ieri, una canzone su tante che mi avete chiesto, però questa è. Lo sapete, io la dedico sempre e la canto. Ho voluto iniziare con la chitarra oggi. Vi è piaciuta questa idea di iniziare con la chitarra e non con la fisarmonica? Scrivetemelo, fatemelo sapere. E intanto questa prossima canzone è per tutti quanti voi e ha per titolo L'amore è sostenibile. Anna, non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile. E se il vento ci sarà ostile, abbracciami, non c'è altro da fare, ma non scambieremo i nostri sogni con misere proposte commerciali. Sapremo ridipingere il futuro per un domani in cui non si è più soli. Non voglio consumarti, voglio amarti. Adesso e per i giorni che verranno, non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna, il tempo non aspetta, ci vuole in piedi alla sua porta, tu porta qui con te tutti i giornali, li riempiremo di sogni quotidiani. L'odio non sarà più lui il padrone. L'invidia avrà un'altra occupazione, saremo io e te persone nuove per poterci ancora respirare. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti. Così che il nostro amore possa vivere in eterno. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna. Tempo non aspetta, ci vuole in piedi alla sua porta, tu porta qui con te tutti i giornali, li riempiremo di sogni quotidiani. L'odio non sarà più lui il padrone, l'invidia avrà un'altra occupazione, saremo io e te persone nuove per poterci ancora respirare. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti, così che il nostro amore possa vivere in eterno. Non voglio consumarti, voglio amarti, adesso e per i giorni che verranno. Non voglio consumarti, voglio amarti,
così che il nostro amore possa vivere in eterno. Abbiamo secoli di libri, di poesia, l'intelligenza e la nostra fantasia. Anna, non ti preoccupare, siamo come foglie in un cortile, e se il vento ci sarà ostile, abbracciami ancora, abbracciami. Abbracciami, abbracciami ancora, abbracciami. Marta, buonasera, buonasera. Ho visto tanti messaggi che sono volati così, ma voglio leggerli. Oggi voglio prendermela più tranquilla. E voglio leggere i vostri messaggi, voglio sentirvi vicini. Ecco qui, Maurizio Tonsa ha scritto: ciao Luca, oggi ero sulla Milano-Venezia e sono uscito a Vicenza Nord e subito mi sei venuto in mente, visto che ci abiti. E stasera la diretta che mi godo dall'albergo. Maurizio, un abbraccio forte a te che sei in albergo in questo momento, che sei in viaggio. E poi c'è Ilaria Gambini che saluta tutti, grazie agli ustoni, ma tu sei sempre bello e poi sei tu che illumini. Sei bellissima, dice Maria. Grazie, grazie. E se il vento ci sarà ostile? L'adoro, emozione pura, dice Chiara Pellegrinetti. E Ilenia Fattore, Ilenia, carissima Ilenia, un abbraccio forte, stupenda, voglio amarti, non consumarti, che bell'augurio. Grazie, grazie Ilenia. E sì, bisognerebbe così prometterselo ogni giorno, no Ilenia? E poi Barbara Zeni, ecco, con l'amore è sostenibile, mi vuoi commuovere già dall'inizio. Me l'avete chiesta voi ieri e io sto eseguendo le canzoni che mi avete chiesto. Valentina Quanta, mi è mancata Piazza Bassanese, Valentina oggi è collegata qui. E quindi siamo tutti anche con Valentina. E Barbara Zeni, grazie, bellissima, dice Anna. Insomma, e poi arrivano Perla Nera, la piccola Sara vorrebbe ascoltare Balla Balla. Insomma, adesso anche per piccola Sara alcune canzoni, anche per lei. Però prima parto con una canzone. Allora, questa canzone la dedico a Ilenia, allora, visto che è collegata, che sta guardando in questo momento, e so che a lei piace molto questo brano. Sono affamato di giustizia e non di rabbia, perché la rabbia uccide e non perdona. Distruggere non serve, dobbiamo costruire, a lamentarsi si finisce per morire. Dimmi quali sono le cose in cui credi, e questo che conta veramente. Ciò che odi no, non è importante, è solo un vuoto che riempie la tua mente. E intanto passa la processione, e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa, e domani si torna a faticare. E intanto passa la processione, e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore. Il mio amore per la lotta no, non passa, ma raddoppia, io non resto qui a piangere, a guardare. Intellettuali, filosofi, preti, laureati, uscite e mettetevi a lottare. Giovani ex saldottini, amici della rivoluzione culturale. Distruggere non serve, dobbiamo costruire, a lamentarsi si finisce per morire. E intanto passa la processione, e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa, e domani si torna a faticare. E intanto passa la processione, e passa col santo in testa. Passa anche il giorno di festa, ma no, non passa il mio amore. Balla 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 che di balla balla ba, che di balla 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 che di balla balla ba. E suona, suona, suona l'organetto, dall'Italia è venuta a cantare lungo il fiume della Senna. Signore e signori, venite
venite a ballare lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare. Balla, 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 che dighi balla, balla, va, che dighi balla, 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 che dighi balla, balla, va. È un ragazzo con un grande cuore, non lasciatelo qui solo a cantare. C'ha un coltello sotto la giacca, ma nessuno farà mai del male. Sole caldo che troverai splendido nel mio cuore, ritorna a brillare. Sole caldo che troverai splendido nel mio cuore, ritorna a brillare. Balla, balla, va, che dighi balla, balla, va, che dighi balla, 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 che dighi balla, balla, va, che dighi balla, 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 che dighi balla, balla, va, che dighi balla, 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 che dighi balla, balla, va. E suona, suona, suona l'organetto, dall'Italia è venuto a cantare lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare lungo il fiume della Senna, signore e signori, venite a ballare. E questa era per la piccola, piccola, piccola Sara, se non sbaglio. Vediamo, vediamo per chi era questa canzone. Allora, allora, vediamo. E vediamo se la trovo, se la trovo. Valentina dice che è stupendo, ci di grazie Valentina, grazie di cuore. Per la piccola Sara, avevo fatto giusto, per la piccola Sara. Intanto Valentina dice, ma il finale stupendo di Anna sul CD Piazza Bassanese è tanto con fisarmonica, è fatto con la fisarmonica. È vero, è vero, è vero Valentina, finisce con la fisarmonica. Anche mio, al mio Alessandro piace balla balla, dice Silvia Baglini. Maria Stella, mi vedete bene nel frattempo? Perché ho visto che c'è qualche problema, c'è qualche piccolo problema, allora io disconnetto il computer, così occupo meno banda, disconnetto anche qui, e vediamo, 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 allora, ecco qui, disconnetto anche l'altro telefono, ok, basta, così adesso la banda è tutta qui concentrata. E intanto Barbara Zaini, tutto pomeriggio che canticchio la processione, anche stirare fa meno fatica, tempo di bassanese, dice, ma stiriti, allora qua ci dobbiamo lanciare un appello, c'è chi stira e chi non stira. Allora, io ad esempio, io ed Elisa non stiriamo perché abbiamo solo cose in cotone, abbiamo scelto, abbiamo fatto questa scelta, una scelta politica di non avere ferro da stiro, solo cose in cotone e piegate bene. Non stiriamo nulla, se ci sono camicie è ovvio che bisogna farlo. Ilenia Fattore, dobbiamo costruire e non lamentarsi. Cosa conta veramente per te? Distruggere non serve, ci dice Ilenia Fattore, prendendo le parole di della canzone La Processione. Ma e poi la processione era dedicata a te, è dedicata a te in questo momento. Ho avuto il piacere di essere invitato da Ilenia, abbiamo mangiato benissimo a casa, ma soprattutto siamo stati bene in compagnia, in compagnia, in una bella compagnia. E grazie ancora Ilenia, e grazie anche alla tua dolce metà. Enella Modugno, non voglio consolarti, voglio amarti, parole dette col cuore ancora più belle se condivise nei sentimenti. Ciao, caro poeta, grazie, grazie, grazie. E oggi è così, oggi è più intima questa trasmissione. Un bacio dalla piccola Nicole a tutti voi, Piazza, dice Gino l'ascoltatore. Ciao, ciao Nicole, ciao Nicole. E poi ho un pezzo che mi ero preparato perché ieri Fabrizio Pellegrini mi ha chiesto più volte se potevo cantargli una canzone di Faber, che sa, è un amore comune, perché io ho sempre avuto questo grandissimo amore per le canzoni di Fabrizio De André. E allora per te Fabrizio, non so se sei collegato in questo momento, ma comunque sia io te la dedico perché so che poi in differita te l'andrai ad ascoltare. Cosa vuol dire avere un metro e mezzo di statura? Te lo rivelano gli occhi e le battute della gente. La curiosità di una ragazza irriverente che si avvicina solo per un suo dubbio impertinente. Vuole scoprire se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù meno apparente. Tra tutte le virtù la più indecente. Passano gli anni e i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché c'ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.
Fu nelle notti insonne, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami e diventai procuratore per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra di un tribunale. Giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispensò più buon umore, quando alla sbarra in piedi mi dicevan vostro onore, ed affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. La 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 la. E allora la mia statura non dispensò più buon umore, quando alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio. E questa era una mia versione, una mia... Eccolo Fabrizio, Fabrizio, questa era per te, Fabrizio, che ieri mi ha chiesto un pezzo di Faber, e allora ho pensato di cantarti un giudice. È la prima volta che la eseguo con la fisarmonica qui in piazza per tutti voi. E intanto stanno arrivando tantissimi messaggi, mi piace tantissimo che voi state scrivendo oggi. Oggi state scrivendo in tanti. Stefano Giuntini, grandissimo, vuol dire grandi nemmeno io stiro, ha detto. Barbara Zeni, un giudice, ciao grandissimo. E mi dice che mi dice ciao grandissimo. Alessia Sannino, un abbraccio forte a te Alessia. E Luca, anch'io solo cose di cotone e stiro pochissimo perché stendo bene e piego, ma un minimo. Alcuni capi sono troppo stropicciati, ma credimi, giusto un minimo. Oppure guarda, i pantaloni in jeans, quelli aderenti, così quando tu li metti si stirano da soli. E insomma, Alessia Sanino dice grazie, grande Fabrizio D'André. E Perla Nera è collegata con noi, anche lei, un abbraccio forte a Perla Nera, che dall'inizio che è collegata con noi. E intanto sappiate una cosa, io vi devo dare una notizia. Una notizia, perché a casa di Stefano Florio, voi non lo sapete, ma sono arrivati ben due nuovi gatti. E allora noi vogliamo vedere... i gatti di Stefano e Delodì prima o poi devono pubblicare alcune foto pubbliche, ma ancora sono piccoli così, ecco. Quindi chiedeteli che ve le mandano, anzi nella piazza, mi raccomando, in piazza Bassanese, in esclusiva per gli amici di piazza Bassanese, Stefano e Delodì pubblicheranno alcune immagini dei gatti che sono appena arrivati. E Tommaso Puttini, ciao Luca, sono Tommaso Puttini, mi canti Salta per indignazione. Ma Tommaso, sì, te la canto subito, guarda Tommaso, ce l'ho qui la fisarmonica, io te la canto subito. Però facciamo una cosa, metto giù questa diretta, è passata una mezz'ora, metto giù questa diretta, ne riapro un'altra, ok? State lì, non perdiamoci. E partiamo con la richiesta di Fabrizio Pellegrini, anzi no, di Tommaso Puttini, di Tommy, e parto con questa e con Salta per indignazione. Mettiamo giù e riapriamo. Ricollegatevi sulla pagina e condividete, a tra pochissimo, ciao!